Questo primo video pone una serie di problemi. Intanto c'è questa rappresentazione dell'Europa come pace, che è forse appunto considerato poi il risultato più importante. L'Europa veniva da due guerre mondiali, da nazionalismi che avevano portato a conflitti, diciamo così, estremamente drammatici. Considerate soltanto la seconda guerra mondiale, aveva prodotto 50 milioni di morti, 5 volte quello che era stato alla fine il conto delle vittime della prima guerra mondiale, cioè è stato un crescendo mostruoso. Quindi l'idea dell'Europa come pace è un elemento fondamentale, addirittura uno dei coloro che viene considerato, che vengono considerati i padri dell'Europa, Alcide De Gasperi, parlava dell'Europa come l'Europa come il mito sorelliano, il mito di pace, un superamento, diciamo così, dei nazionalismi in quest'ottica. Però, più che questo, a me interessava mettere in evidenza quello che dicevano appunto gli intervistati, soprattutto i ragazzi. Allora, i primi due hanno un approccio, come avete visto, abbastanza ottimista sulla questione europea. Cioè, il primo ragazzo dice l'euro ci rende tutti uguali, cioè il passaggio che è avvenuto con Maastricht e la moneta comune in qualche maniera ci ha permesso di condividere qualcosa che ci rende uguali, che è un po' curioso, cioè l'idea che una moneta possa rendere uguali ha, diciamo così, insomma, si può sottoporre ad una certa considerazioni critiche, ma anche interessante che l'abbia detto. Il secondo ragazzo parla dell'Europa come nuovo impulso per la democrazia, quindi questa idea uguaglianza e democrazia, che l'Europa può significare in qualche maniera queste due parole chiave. Parla di riscoprire le radici da una parte e dall'altra di espandere le conoscenze, queste due dimensioni, poi il passato e appunto il futuro. Interessante, gli altri sono invece meno ottimisti e mettono un po' il dito nella piaga proprio su quello che è poi il nostro tema, cioè la democraticità dell'Europa. Per esempio, si dice: ok, sì, l'Europa è importante, soprattutto nel contesto internazionale in cui viviamo, il peso che può avere un'Europa unita è certamente maggiore rispetto a quello che possono avere le singole nazioni. Dobbiamo affrontare grandi sfide, uniti possiamo affrontarle meglio. Ma, diceva la ragazza, io mi sento italiano, non mi sento. Cioè, prima ancora di sentirmi europeo, mi sento italiano, c'è cioè un problema di identità, di appartenenza, di sentimento di appartenenza. Ed è un problema grosso che, come vedremo, ci si pone dall'inizio del processo di unificazione europea. Tanto per darvi un esempio, insomma, di come può essere affrontata la questione, un democratico cristiano europeo convinto delle prime, diciamo, Paolo Emilio Taviani diceva: noi dobbiamo pensare all'Europa così come abbiamo pensato all'Italia nel momento in cui c'è stato il processo di unificazione, cioè quei sentimenti di appartenenza che prima erano caratterizzati dalla dimensione provinciale, municipale, regionale, eccetera, eccetera, sono diventati subordinati in qualche maniera all'appartenenza nazionale. È lo stesso processo, cioè quel che una volta era il calabrese che si sentiva innanzitutto calabrese, o per dirla come lo diceva lui, il genovese, che si sente innanzitutto genovese e poi italiano, adesso può essere, come dire, superato in una dimensione, un step ulteriore, che mi sento certamente italiano, ma sono innanzitutto europeo e condivido questo sentimento di appartenenza anche con il danese, con lo scandinavo. Per noi sembra ancora una prospettiva abbastanza curiosa, certamente il danese ci è più vicino di un coreano, ecco, probabilmente era questo quello che voleva dire la ragazza quando diceva: tutto sommato apparteniamo alla stessa fetta di mondo. Ma l'idea di essere un qualcosa, di avere, diciamo così, un comune destino e di avere un sentimento di appartenenza condiviso è piuttosto lontano. E infatti qui gli altri intervistati mettono in evidenza proprio le diversità delle nazioni, delle singole nazioni. Quindi si parla di Europa come storia, cioè un insieme di popoli diversi. Il tentativo di unirli è un tentativo generoso, diceva uno degli intervistati, ma sostanzialmente lascia trapelare abbastanza fallito, o così gli pare. L'ultima diceva: l'Europa è un grande puzzle. Varie nazioni che hanno diversi interessi, questi diversi interessi si cerca di comporli, ma in qualche maniera la diversità è prevalente sull'elemento invece di omogeneità. Cioè sono difficili da integrare.
La questione fondamentalmente verte intorno allo stesso tema, e cioè l'appartenenza comune, il sentirsi appartenenti ad una medesima comunità. Questo tipo di problema viene posto sin dalle origini del processo di unificazione, e vi dico, cioè sin dal 52, dal momento in cui entra in maniera operativa la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nel momento in cui si comincia a discutere della comunità politica europea. E il problema era questo: come democratizzare le istituzioni europee in riferimento ad un obiettivo, l'europeizzazione delle masse, cioè far sì che appunto quelle persone, o dei popoli se vogliamo utilizzare un'espressione diversa, cioè quei popoli che si sentono legati ad un'appartenenza nazionale, come poter costruire un'appartenenza comune. E qual era il tipo di ragionamento che si faceva? Era questo. Qual è lo strumento che ci può essere utile? Il partito. Il partito può essere lo strumento, in quanto canale tra la società civile e le istituzioni, può essere l'elemento di democratizzazione e il veicolo di un'identità europea. Questa cosa viene recepita anche a livello istituzionale, e poi lo vedremo. Però, come dicevo, appunto, si pone sin dall'inizio. E si pone in questa maniera. Il dubbio, in qualche maniera, che sin dall'inizio le classi dirigenti europee devono sciogliere, è meglio costruire prima dei soggetti politici, partiti quindi, europei, e poi arrivare alle elezioni dirette del Parlamento europeo, quindi a quello che può essere il primo grande passaggio per una democratizzazione delle istituzioni, oppure viceversa è meglio prima andare alle elezioni dirette del Parlamento europeo, e poi da questo necessariamente scatterà in qualche maniera un meccanismo che porterà alla composizione dei partiti politici. È un dibattito che sembra, non è, diciamo così, il classico dibattito su l'uovo e la gallina, ma appunto sono due soluzioni in realtà diverse, e vedremo appunto che ne emergerà una in maniera piuttosto chiara. Allora, una prima considerazione che è stata anche già espressa nel video. All'inizio il Parlamento europeo ha, che è il luogo di rappresentanza dei popoli, ha poteri puramente consultivi, cioè non ha poteri reali. Dobbiamo completamente dimenticarci che stiamo parlando di un soggetto che è vagamente rappresentabile, come noi rappresentiamo i parlamenti nazionali. Stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Quindi non solo non è democratico come i parlamenti nazionali, nel senso che c'è un grado diverso, perché il Parlamento europeo è composto da delegati nominati dai parlamenti nazionali, ma non ha neanche reali poteri di intervento e determinazione dell'indirizzo politico, e questo è naturalmente un problema. Li acquisirà progressivamente fino ad essere, come è oggi, un organismo decisamente significativo, per quanto ancora non paragonabile, appunto, come abbiamo più volte detto, ai parlamenti nazionali. Come si ragiona all'interno di questo Parlamento europeo? Il tentativo, diciamo così, che si mette in atto di costruire delle confederazioni di partiti che hanno già dei propri gruppi parlamentari dentro il Parlamento, nasce dalle tre grandi famiglie politiche dell'Europa del secondo dopoguerra, che sono il liberalismo, il socialismo e la democrazia cristiana. Non ovviamente il comunismo, perché l'Europa di cui stiamo parlando è l'Europa occidentale. Siamo in un contesto come quello della guerra fredda, per i comunisti l'Europa non è nient'altro che un tassello della politica occidentale, e quindi inevitabilmente in conflitto, diciamo, con le proprie posizioni. Non c'è semplicemente una questione di logica, diciamo, internazionale, c'è anche una non compatibilità ideologica, ma questo che sarà superata soltanto nel tempo e lentamente. Considerate che i primi comunisti, rappresentanti comunisti che entrano nel Parlamento europeo sono nel 69, sono italiani, avviene nel 69. Da queste tre grandi famiglie,
quella liberale, quella socialista e quella democratico-cristiana, che sono in qualche maniera dentro, già hanno strutturato una loro internazionale, a un certo punto ci si pone un problema. Ok, noi che siamo partiti fratelli dentro un'internazionale e che però siamo dentro degli stati, siamo l'espressione di questi partiti, dei stati membri della comunità europea, vogliamo ragionare assieme per quelli che sono gli affari europei, cioè per quelli che sono gli aspetti specifici che ci pone l'essere dentro ad una comunità come la comunità europea? E quindi cominciano a costituirsi dentro questi più ampi raggruppamenti internazionali, cominciano a costituirsi degli uffici di collegamento europei, sulle vicende europee, sulla faccenda europea. Da qui il passaggio è appunto poi quello che avverrà negli anni 70 con la composizione di una vera e propria dimensione partitica, diciamo di confederazione di partiti. Perché proprio gli anni 70? Perché a un certo punto si è deciso che il 1979 sarà l'anno in cui il Parlamento europeo sarà eletto direttamente dai cittadini europei. Questa cosa innesca. Attenzione, in realtà era una prospettiva già presente, già nei trattati di Roma, c'è un articolo che è stato voluto peraltro da un italiano, un liberale, Gaetano Martino, il quale fece mettere dentro i trattati di Roma l'idea inevitabilmente ci sarebbe prima o poi arrivati all'elezione diretta del Parlamento europeo. La questione era più o meno posta nel prima o poi, perché non c'era in qualche maniera una prospettiva concreta in termini di data, ma insomma l'orizzonte era quello. Ci si arriva soltanto 22 anni dopo, pensate anche qui alla lentezza dei processi. Però l'idea che ormai si è in una direzione in cui si arriva all'elezione diretta del Parlamento europeo spinge le confederazioni, spinge vari partiti, diciamo, a darsi una struttura confederale e a proporsi come un soggetto partitico europeo. Il primo partito a darsi, diciamo, questa struttura è il Partito Socialista nel 1974, nel 76 ci arriveranno i liberali e la Democrazia Cristiana, diciamo la Famiglia Democratico Cristiana, che darà vita appunto al Partito Popolare Europeo. E adesso vediamo anche un poco come ci si arriva. Però, siccome la situazione non è sufficientemente complicata, ve la complico ancora un po' di più, perché negli anni 70 avviene un ulteriore cambiamento estremamente significativo a livello europeo. Nel 1973 c'è il primo allargamento, cioè da quei sei paesi fondatori, la Germania occidentale, la Repubblica Federale Tedesca, la Francia, l'Italia e i tre paesi del Benelux, Belgio, Lussemburgo e Olanda, si aggiungono altri tre paesi, che non sono tre paesi piccolini, c'è l'Irlanda, c'è la Danimarca, ma c'è soprattutto la Gran Bretagna, 1973. Ora, sul piano partitico, questa situazione cambia radicalmente la scena, perché i sei paesi precedenti avevano una certa compatibilità in qualche maniera di sistema partitico. Prendo il caso più eclatante, la Gran Bretagna. La Gran Bretagna rende complessa la questione. Cioè, immaginate, voi sapete, i tre partiti maggiori che sono presenti in Gran Bretagna, tradizionalmente, sono il Partito Laburista, il Partito Conservatore e il Partito Liberale. Se non c'è nessun dubbio su dove andrà a finire il Partito Laburista, che ovviamente ha già i suoi legami con i socialisti europei, il problema si pone con i conservatori britannici. Dove vanno? Vanno nel gruppo dei liberali, ma nel gruppo dei liberali c'è un partito liberale che è competitor, che è competitivo all'interno del contesto nazionale britannico. Ci sarebbe un assurdo per cui due partiti che competono a livello nazionale si trovano nello stesso raggruppamento sul piano europeo. Singolare. Rimane ovviamente soltanto di fatto il gruppo democratico cristiano, e qui si apre appunto un mondo, il rapporto tra conservatori e Partito Popolare Europeo, che caratterizzerà tutta la storia del Partito Popolare fino a dargli la configurazione attuale che ha. Però prima di
andare avanti su questa questione, vi faccio vedere un secondo video. Questo secondo video è l'intervista ad uno dei fondatori del Partito Popolare Europeo, che è Dario Antoniozzi, il quale spiega un poco, insomma, diciamo, il suo punto di vista su come si è arrivati, sul contributo che lui stesso ha dato. Naturalmente c'è anche una forte personalizzazione in questo senso. Vi prego di non considerare la mia, appunto, abbondante presenza, perché sono intervistatore in questo caso per un progetto che l'Istituto Sturzo ha sviluppato, un progetto triennale sull'internazionalismo democratico cristiano, quindi questa intervista è dentro in qualche maniera un progetto più ampio. Vi faccio vedere questo video, e però vi dico anche un'altra questione rispetto al video che abbiamo visto precedentemente. Ci tengo, perché fino adesso le elezioni precedenti abbiamo visto una produzione di tipo diverso dal punto di vista audiovisivo. Questi video, quello che abbiamo visto prima, è del 2007. E vi hanno partecipato diverse istituzioni, tra cui soprattutto la Fondazione Curia. Quindi è il punto di vista, come avete visto anche di ragazzi che sono stati intervistati nel 2007, quindi attenzione, anche pre-crisi, prima della crisi che scatenò nel 2008, che è una cosa interessante per i problemi che hanno posto. Questo video che vediamo adesso invece è del 2012, quindi siamo già in un'Europa, sono considerazioni, voglio dire, di un'Europa che è già molto dentro l'attualità, insomma, ecco, noi la analizziamo in una chiave, se vogliamo, di riflessione storica, ma stiamo parlando di un'Europa che è quella che abbiamo oggi di fronte. Vediamo il video di Antoniozzi.